Ragazzi, è conclusa la quarta giornata di Serie A, togliendo il posticipo di domani fra Spal e Atalanta. Ci sono state tante belle sorprese, brutte sorprese, soprattutto si è sbloccato Cristiano Ronaldo si è sbloccato. Ecco a voi il risultato della quarta giornata. Sabato si è disputata Inter-Parma 0-1. Gol, la vittoria del Parma. Poi c'è stato proprio Napoli-Fiorentina 1-0 per il Napoli. Frosinone perde in casa con la Sampdoria 5-0. Poi oggi al mezzogiorno la Roma si fa rimontare 2 gol dal Chievo Verona per 2-2. Il Genoa batte il Bologna 1-0 e come ho detto la Juventus batte il Sassuolo per 2-1. L'Udinese pareggia col Torino 1-1, la Lazio batte un ottimo Empoli e pareggio del Cagliari e Milan per 1-1. Da notare la doppietta oggi ha segnato di Cristiano Ronaldo e ha segnato anche Gonzalo Higuaín. La classifica dice Juventus in testa con 12 punti, Napoli 9, Sassuolo 7, Sampdoria, Fiorentina e Spalle, Genoa e Lazio 6. Ricordiamo però che Sampdoria, Fiorentina e Spalle, Genoa e Atalanta e Milan hanno una lotta da recuperare. Poi Torino e Roma, Udinese e Cagliari a 5, Atalanta, Inter, Milan, Empoli e Parma a 4. Jude, Bologna, Frosinone e Chievo a un punto. Ricordiamo che il Chievo Verona ha scontato il terzo punto che avevano dovuto, gli è rimasto solo meno un punto in classifica. La nuova onda storta di questa giornata, diciamo, è stata la cretinata che ha fatto contro Davos Costa, contro Federico Chiesa, però lui dice che è stato insultato, però non è un buon motivo per fare quel bruttissimo, bruttissimo, dico bruttissimo gesto a un altro calciatore. Lo sputo per me è la cosa più brutta che si può fare, perciò non si doveva fare. Anche se è stato provocato, a suo dire è stato molto provocato dal giocatore Federico Di Francesco, scusate. Vabbè, staremo a vedere. Io dico, anche se è stato insultato, no, non voglio essere un vittimismo, lo sputo, diciamo, è un gesto ignobile che non si doveva assolutamente fare. Assolutamente non si doveva fare, perché forse era meglio se alzava la mano qualche altra cosa. Per me però lo sputo è un gesto ignobile, anche se dicono che gli abbia detto alcune frasi brutte, ma lo stesso non ci sono come. Una cosa lieve per noi juventini, che si è sbloccato Cristiano Ronaldo con 2 gol, con la doppietta se l'è in testa con 12 punti. Il Milan si è fermato sul codice, Romagna, Donnarumma, quanti ragazzi di però è Mancini, Caldara Pirlo neanche oggi in ha campo stasera, giocato, ma credetemi, e vedere non è Donnarumma giusto, è e un non è sprecare. giusto. Oh, questo. Ecco lo studio di Grazie Marco Civoli, tantissimi punti. Vediamo intanto l'immagine di Gennaro Gattuso. Adesso ci arriviamo, prima però ecco a ricapitoliamo i voi. risultati di questa quarta giornata di campionato, ricordandovi subito che domani alle 20:30 è il giorno di Spal Atalanta per il Monday Night. Andiamo a vedere Inter Parma, lo sapete, il Parma vince a Questo lo Firenze sapevamo 1-0, tutti, non 1-0, la sapevo che ce lo Fiorentina diceva 1-0, la bellissima Frosinone giornalista. Voi 60, sono 5 i gol della squadra di Juan cosa ne Pablo pensate? Montero, Qual è stata pareggio la partita più 2-2, bella? Genoa È la Bologna partita che vi 1-0, Sassuolo ha, doppietto di Cristiano Ronaldo diciamo, 2-1, Udinese che Torino vi pareggio ha fatto 1-1, ecco il rimanere Lazio con vince i la sospiri e non Lazio, ci una credevate il sterca e il Milan risultato. 1-1 e Ma che è poi caduto? domani Spal Atalanta. Classifica Però, rapidamente in eccolo qua. testa la Juventus di Massimiliano Allegri a 3 punti, cioè il Napoli, quindi 9, Sassuolo 7 punti.